mondi inconciliabili, passioni bollenti, polemiche sempre dietro l'angolo. Pesanti punti Champions verranno distribuiti lungo la via di una rivalità rovente nella storia del nostro campionato. Per la 35esima giornata di Serie A Team dallo Stadio Olimpico sarà Roma-Juventus. Ma c'è Chiesa che porta il pallone sulla sinistra, attende che Rabiot gli si affianchi, converge sul destro, è in zona tiro Chiesa! E il pallone non va lontanissimo dall'incrocio dei pali alla sinistra di Svilar. Che bella coordinazione di Chiesa che prepara la grande la conclusione. Tira potente, anche estremamente preciso. La battezza fuori Svilar, ma al terzo minuto, appena scoccato, la prima buona occasione per la Juventus di Massimiliano Allegri per passare in vantaggio con Federico Chiesa. Tiro fuori, Roma-Juve, ancora 0-0, linea a voi. Dybala la perde, attenzione Bremer, la recupera altissima, Chiesa in area, Vlahovic! Sul fondo di un niente, ti ha scherzato col fuoco Dybala, si è fatto aggredire altissimo da Bremer che poi ha consegnato il pallone a Chiesa, veloce trasposizione per Vlahovic, sinistro un po' strozzato dal centro dell'area di rigore e la Juventus al 6:20, è già a due occasioni da gol, prima con Chiesa, questa con Vlahovic, ma siamo ancora 0-0, a voi. Trianghelino crossa dalla sinistra, trova Christensen, traversa di Christensen. Si era coordinato bene Christensen, Angelino dalla sinistra, bel cross morbido col sinistro sul secondo palo, lo dimenticano tutti, quindi Christensen che fa? Prende la mira per provare di testa a trovare il palo lungo ad incrociare, trova la faccia alta della traversa, grande occasione per la Roma per fare 1-0 al 10:30. Lukaku! Lukaku! Romelu Lukaku! E la Roma è passata in vantaggio, stava premendo tremendamente la squadra di Daniele De Rossi da qualche minuto dalla linea di fondo, Dybala, un paio di rimpalli, il pallone è rigiocato dentro dove Lukaku di fronte a Szczęsny non sbaglia dall'interno dell'area piccola, batte il portiere polacco, la Roma dopo un avvio, un pizzico difficile inizia a rombar forte verso l'area della Juve e all'altezza del quarto d'ora trova il gol del vantaggio con Romelu Lukaku, è 1-0. E dei gol importanti, qui attenzione al cross di Chiesa, Bremer! Il pareggio della Juventus, Chiesa ha crossato verso Bremer dalla fascia destra rientrando sul piede sinistro, Bremer si è inerpicato sopra un nuvolo di uomini in maglia giallorossa e ha trafitto nel palo alla destra di Svilar la porta sotto curva sud, un po' all'improvviso il pari della Juventus che si era affrancata all'area di rigore della Roma nell'azione successiva al calcio d'angolo e arriva il pareggio di Gleison Bremer. È 1-1, un muro di 5 più 2 con in mezzo tre romanisti, parte Dybala, il suo sinistro va a morire a pochi centimetri dall'incrocio dei pali alla sinistra di Szczęsny che con calma olimpica era rimasto fermo, l'aveva battezzata fuori, 37 e 40 sul cronometro di Colombo, 1-1 tra Roma e Juve. È buono il recupero di Gatti, è stato buono il recupero della Juventus dalla mezz'ora in su, trova anche una buona verticale per Federico Chiesa che ha spazio per dribblare al limite, il sinistro, il palo di Federico Chiesa, palo pieno di Chiesa che ha lasciato sul posto Christensen e ha tirato forte ed iper preciso alla sinistra di Svilar, palo pieno di Federico Chiesa, è partita forte quindi la Juventus in questa ripresa così come aveva fatto nel corso dei primi 6-7 minuti della prima frazione, che spavento per Svilar, ma era stato bravo Gatti a recuperare altissimo il pallone, a giocarlo verticalmente in diagonale per Chiesa che inizialmente indeciso sul da farsi ha puntato verticalmente l'area di rigore giallorossa e dribblando in maniera totale Christensen che è andato al suolo sulla finta calciando contro il montante alla sinistra. Qui, scusa Lucio, devo prendere la linea perché a proposito delle proteste juventine nel primo tempo, qua ci sono proteste romaniste nel secondo tempo, perché? Perché è un'azione partita con la Juventus con due palloni in campo, uno rimetteva mentre Szczęsny rinviava, che fa? Prende il pallone Timothy Weah, si fa 40 metri palla al piede, se l'allunga troppo si recupera il pallone un giocatore della Roma sulla scivolata di Weah che prende solo l'uomo. È un fallo da giallo a quasi tutte le latitudini del mondo, dico quasi, perché qui allo Stadio Olimpico il secondo giallo a Timothy Weah non è stato per nulla conferito, lui che era l'unico ammonito di questa sfida. Chissà che cosa ne pensano ora i colleghi di una direzione che sembrava ad ora, ma fino ad ora,
totalmente incontestabile. Ecco, ora qualche idea di contestazione allo Stadio Olimpico è venuta, mica per nulla. Medici in campo, Roma che prepara un cambio e il giocatore della Juventus che ha infortunato il giocatore della Roma che era già ammonito non ha preso il secondo cartellino giallo. Linea a voi. Chiesa tira, Svilar para, ancora Chiesa, ancora individualmente, penetrando dal lato corto sinistro dell'area di rigore, non lo prendono quasi mai, stavolta calcia potente all'altezza del primo palo, Svilar si fa trovare pronto. Una clamorosa occasione per la Roma, la palla è in calcio d'angolo, Baldanzi aveva mandato al manicomio tutta la fascia sinistra della Juventus penetrando con finte al fulmicotone all'interno dell'area di rigore, lo scarico, un paio di rimpalli, la palla che finisce a Capitan Pellegrini che tira forte col destro, trova una deviazione, la palla finisce a un centimetro dal palo alla destra di Szczęsny nel periodo non collegato, due occasioni con due tiri da fuori della Juventus, la gara è quanto mai viva. Anche se ancora sull'1-1 lo scollinare della ripresa con la Roma che sta per battere un calcio d'angolo con Lorenzo Pellegrini, teniamo la linea per l'evoluzione del corner e la riconferiamo a voi studio e a Lucio Marinucci mentre la Roma ordisce due sostituzioni, fuori Lukaku, dentro Tammy Abraham e sta per entrare in campo anche Serdar Azmoun, esce tra gli applausi di Romero Lukaku in questo caso e quindi Baldanzi, le ultime sfuriate della sua ottima gara da 7 in pagella, mezzo voto in più per l'azione che stava per propiziare il gol del 2-1 del suo capitano, quindi fuori però Baldanzi, dentro Serdar Azmoun con Pellegrini che sta per battere un calcio d'angolo dal palo alla destra di Szczęsny, ci sono 6 giocatori della Roma nell'area di rigore juventina sotto curva sud, tutta la Juve all'interno della propria area di rigore, parte adesso Pellegrini con la traiettoria lunghissima verso Christensen, due rimpalli, ancora Christensen dal fondo a rimetterla dentro, ha rischiato tantissimo la Juventus, ancora Pellegrini col cross, Llorente, esce Szczęsny, Christensen, salvataggio di Danilo con la testa sulla linea, trema, rischia di sgretolarsi il muro di Max Allegri ma regge maledettamente ancora la palla in calcio d'angolo, ne sta per battere un altro Lorenzo Pellegrini ma la partita non la possiamo commentare tutta, linea a voi. Svilar con un miracolo, Svilar con un miracolo, Svilar a centro area, la Roma aveva respinto corta e al centro, una palla verso il dischetto che Manuel Locatelli è andato ad incocciare in scivolata e controbalzo, va a volare però sotto l'incrocio dei pali alla propria destra Svilar e salva la Roma dal gol dell'1-2 della Juventus che ora va da corner con Kostic ad uscire sul secondo palo, una sponda dentro, la Roma in affanno mette fuori, si resta 1-1 per una grande parata di Svilar su Locatelli. Ken Svilar sul calcio d'angolo di Kostic ad uscire col sinistro, colpo di testa di Ken da dentro l'area piccola, riflesso di Svilar che alza il pallone che seppur centrale era indirizzato sotto la traversa e lo mette alto, altro giro dalla bandierina per la Juve di Szczęsny, qui Gatti si innamora del pallone poi si butta su Bove che l'ha recuperata regolarmente secondo Colombo, allora Azmoun per Abraham in area, Szczęsny chiude tutto in uscita, sbarra la porta a Tammy Abraham, l'esultanza di Szczęsny che ora se la prende pure con il palo ma ha salvato la baracca, qui Rabiot impazzisce, ripassa il pallone a Paredes in zona centrale, che cosa si è mangiato Tammy Abraham sul destro, la grande occasione, la palla torna a lui dalla fascia destra ancora da Abraham e l'Olimpico ad incitarlo, il suo cross verso il centro ricacciato, rivomitato fuori l'area di rigore dalla Juventus che si difende con tutto quel che ha in questi ultimi istanti, Szczęsny per il rinvio dal fondo mentre l'MLM Danilo va a buttare fuori un altro pallone, ultimissimi scampoli di gara, non ci sarà supplemento di recupero, già il fischietto in bocca Andrea Colombo, c'è il rinvio che spiove in zona Milik, lui la protegge per Ken, Llorente la rinvia verso Azmoun, una sponda aerea che non può arrivare, dice l'arbitro ad Azmoun di rialzarsi, la Juventus rinvia, manca un pugno di secondi al termine, Kostic infatti protegge l'ultimo pallone della partita, triplice fischio di Colombo da Como ed è 1-1 tra Roma e Juventus, la Roma con la grande delusione di aver flirtato con i tre punti tante volte nel corso del secondo tempo, una Juve gagliarda solo a sprazzi, non trova il successo pieno che le avrebbe regalato l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League che potrà essere
essere colta contro la Salernitana. Comunque nel prossimo turno tra le mura amiche ha ancora tre battaglie la Roma, verosimilmente da vincere se vorrà gridare Europa che conta. Trasferta di Bergamo, Roma-Genoa ed Empoli-Roma, un punto a testa con la Roma che quindi resta a meno 3 dal quarto posto del Bologna e a più 3 dall'Atalanta che dovrà essere sfidata a Bergamo nel prossimo turno e che, ricordiamolo, ha una gara con la Fiorentina da recuperare a fine stagione. Ripetendovi il finale con Roma-Juventus terminata 1-1 nel posticipo della 35esima giornata di Serie A Team con reti di Lukaku al 15esimo del primo tempo per i giallorossi e di Bremer, il pari al 31esimo per i bianconeri di Allegri. Restituiamo la linea definitivamente a voi studio.